è importantissimo essere qui a Londra, essere in Madrid, essere in Paris, tutti siamo a manifestare lo stesso giorno, noi urliamo con Roma e urliamo che al presidente Berlusconi di dimettersi, ma non solo lui, ma tutta la classe politica che gli sta vicino e non, sinistra, destra, centro, tutti quelli che stanno supportando questo sistema perverso, devono capire che adesso con la rete, con Facebook, c'è una realtà diversa, non esiste più, mi hai votato e adesso io sto qui, non mi scollo per 5 anni, non funziona così. Ma non c'è più l'opposizione in Italia. Io non sono straniero e non so perché, ma è una situazione molto tragica, penso. Dove è l'opposizione in Italia? E per Berlusconi controlla tutto. Berlusconi è un problema, ma il problema secondo me è soprattutto la mentalità della gente che continua a votarlo, perché una persona del genere, non lo so, forse in altri paesi e con una informazione migliore non sarebbe arrivato dove è arrivato lui. Per me Berlusconi ha tagliato l'Italia in due. C'è tanti che sono per Berlusconi, perché sono stufo dei politici normali italiani e penso che lui è diverso, ma non vedono il vero Berlusconi, che non è una persona giusta, che non fa politica per italiani, fa politica per se stesso e i suoi amici, basta. Molti dei miei amici stranieri vedono l'Italia come un paese di balocchi e Berlusconi come un clown che fa tanto ridere, ma non tanto come un problema. E a volte è difficile spiegare cosa è veramente vivere in Italia, cosa è veramente essere cresciuto lì. Quello che noi chiediamo è proprio questo, lasciate spazio ai giovani, c'è tantissimo, e questa è la dimostrazione di quanti giovani sono impegnati culturalmente, che se ne sono scappati, che ritornerebbero in Italia se le condizioni ci fossero, per cui noi da qui da Londra possiamo dire solo questo, avremmo il piacere di ritornare in Italia e vivere lì se ci fossero i presupposti, cioè rendiamo l'Italia pulita.